continuiamo con il discorso su Spice e in particolare vediamo adesso i dispositivi attivi, come si trattano. Quindi abbiamo visto per ora componenti passivi, lineari e non lineari, resistenze, induttanze e capacità, generatori indipendenti, generatori dipendenti. Adesso vediamo componenti semiconduttore, i cosiddetti componenti attivi. Dunque si parte dai più semplici, che sono i diodi. Diodi hanno due terminali, i due nodi sono orientati, quindi la tensione e la corrente, di nuovo dal nodo indicato come più al nodo indicato come meno, e la linea della netlist che definisce un diodo comincia con D, il nome del componente è una variabile che comincia con D, poi vanno indicati i due nodi. Ecco, e poi va indicato il nome del modello. Nome modello. Questa è una variabile a cui va sostituito il nome del modello. Questo nome del modello deve coincidere con un nome che è presente in libreria, oppure deve essere fornito, deve essere fornita la descrizione del modello in libreria. D'accordo? Quindi nome del modello in libreria. Se quel modello lì non c'è in libreria, nella netlist si può aggiungere il modello per esteso con una sintassi apposita, altrimenti dà errore. Okay? E poi il modello dà qualche grado di libertà, in particolare per i diodi dà un fattore di area, che mi dice quant'è l'area del diodo che sto considerando rispetto a quello del diodo di riferimento presente nel modello. Questo aspetto dei fattori di area è una caratteristica del fatto che Spice è pensato per circuiti integrati. Io in un circuito integrato, per esempio, quando rappresento un diodo, l'unico grado di libertà che ho nel progettare il circuito per quel diodo è la superficie, la sezione del diodo, e diciamo quella sezione è proporzionale alla corrente, alle capacità del diodo, eccetera. Quindi nella progettazione con Spice, quando indico un diodo, posso dire voglio un diodo come quello che è nel modello, cioè area uguale 1, è sottinteso, implicito se non dico niente. Oppure posso dire voglio un diodo con fattore d'area uguale a 10, che vuol dire 10 volte più largo, come superficie, una superficie 10 volte più ampia di quella del diodo corrispondente presente nel modello. Quindi le equazioni del diodo vengono modificate tenendo conto che l'area è 10 volte più grande. Okay? Per il diodo c'è solo un fattore d'area, questi fattori correttivi del modello possono essere molti di più. In pratica nel diodo come funziona? Il diodo è fatto genericamente così, c'è la zona N con il catodo e poi c'è il contatto di anodo, che è questo, e questa è la zona P. Quindi questa è la giunzione PN in verticale, poi ovviamente il diodo viene realizzato come dispositivo solo su un piano. Il fattore di area mi dice quanto l'area dell'anodo è grande rispetto all'area dell'anodo del dispositivo di riferimento. Quindi chiaramente tutte le correnti sono proporzionali a quell'area, le capacità del diodo sono proporzionali a quell'area, eccetera. Il modello presente nel diodo è in realtà un modello molto simile a quello che abbiamo adoperato noi.
per la caratteristica in continuo. Vi ricordate? Noi adoperavamo un modello che conteneva due parametri soltanto, la corrente di saturazione inversa e il fattore di qualità del diodo per la corrente in continua. Più avevamo bisogno di un altro parametro che era la tensione di breakdown, più tipicamente ci voleva anche la resistenza in zona di breakdown, un altro parametro. Poi ci sono i parametri interni legati alle capacità. Nel modello ci sono tutti, un pochino più sofisticato del modello semplice che abbiamo usato noi, quindi invece di 4-5 parametri che verrebbero in mente a noi ce ne sono 14, ma insomma poi non cambia così tanto. Ok, per i bipolari la cosa è simile. I bipolari hanno un comando che comincia con la lettera Q e poi hanno tre terminali, collettore, base e emettitore, e quindi bisogna indicare i tre nodi, quindi il nodo di collettore, il nodo di base e il nodo di emettitore, con quest'ordine. Poi bisogna specificare il nome del modello. E poi bisogna specificare il fattore di area, di nuovo anche in questo caso. Il fattore di area è il fattore di area di emettitore, no? Ricordate come è fatto un bipolare, ve lo ridisegno. Quindi la corrente è proporzionale all'area dell'emettitore, per cui questo è l'emettitore. Questa è la base, questo è il collettore. Quindi l'area è l'area dell'emettitore. Il diodo intrinseco, il transistore intrinseco è questa zona NPN sotto l'emettitore. L'altra cosa che si specifica nei bipolari, in realtà anche nel diodo, però nel diodo non ve l'ho indicato. Torniamo un attimo indietro, e sono due valori che sono utili quando si fanno le simulazioni di transitorio, cioè bisogna specificare le, poiché il diodo ha delle capacità interne, quando voglio andare a fare una simulazione di un transitorio è importante sapere all'istante iniziale qual è la capacità sulle capacità interne, qual è la tensione sulle capacità interne. E quindi le due capacità sono la base emettitore e la base collettore. Infatti qui questo IC uguale un numero virgola un altro, quei due sono i due valori delle tensioni tra base collettore e base emettitore per fare le simulazioni di transitorio. Quindi è un'informazione che si aggiunge soltanto per fare simulazioni di transitorio, c'è anche sul diodo. Anche qui è facoltativo e c'è la tensione applicata all'inizio del transitorio. Se non si fa una simulazione di transitorio non c'è bisogno di indicare niente. Se non si indica niente ma si fa una simulazione di transitorio, lui prende come default la tensione iniziale nel transitorio, il valore del punto di riposo, quindi il valore della tensione nelle condizioni del punto di riposo. Questo è, diciamo, implicito, non c'è bisogno di aggiungere altro. Per un MOSFET la cosa è simile con una differenza, e la differenza è che il MOSFET in realtà ha 4 terminali. Noi spesso consideriamo il terminale di bulk attaccato al source, ma in realtà sono terminali separati. Io vi ricordo che quando abbiamo un MOSFET, se per esempio il MOSFET è fatto a canale N, ci sono i due pozzetti N+, l'ossido, il gate, e poi allargando un po' lo zoom
In realtà questa diffusione di tipo P dove è realizzato il MOSFET può essere contattata separatamente con un contatto cosiddetto di body, quindi perché può essere messa una tensione diversa da zero. Spesso viene messa a zero o viene messa alla stessa tensione del source, però in termini generali è un contatto separato. Allora i MOSFET si indicano con la lettera M e poi devo specificare i quattro nodi NG, NS e poi NB anche. Poi di nuovo il nome del modello e poi vado a capo. Poi qui ci sono un certo numero di fattori che qualificano, che per i MOSFET sono un po' di più, perché vedete, ci sono diversi motivi per questo. In realtà il MOSFET è il dispositivo principale, per cui il progettista ha più gradi di libertà che per gli altri dispositivi. In particolare può indicare separatamente la lunghezza e la larghezza e poi può indicare separatamente le aree delle diffusioni di source, del contatto di source e del contatto di drain. Per tradizione invece di indicare larghezza e altezza del contatto dei source di drain si indica l'area e il perimetro, quindi sono due parametri, si chiamano AS e PS, quindi AS e PS sono area e perimetro del contatto di source, area e perimetro del contatto di drain. In generale vedremo che sempre per i MOSFET le cose sono un po' più sofisticate, perché il MOSFET è il dispositivo che più è oggetto di simulazioni, di lavoro di progettazione. Quindi io questo l'ho scritto su quattro righe diverse, in realtà è l'unica riga che definisce il MOSFET. Ok, un altro tipo di definizione generale che viene usata a volte anche per i dispositivi, se sono dispositivi un pochino più particolari, è quella di sottocircuito. Un sottocircuito comincia con X e poi ha altri caratteri alfanumerici e poi qui c'è una lista dei nodi attuali e poi c'è il nome del sottocircuito. Quindi questa lista dei nodi attuali vuol dire lista di numeri, no? Corrispondono ai nodi e poi il sottocircuito. L'uso del sottocircuito è più o meno come una programmazione strutturata la definizione di una funzione. Avete presente la programmazione strutturata? Se voi avete bisogno di fare un'operazione tante volte in un programma, la cosa più semplice è definirla da una parte come funzione e poi semplicemente nel codice principale chiamarla con degli argomenti. Allora là com'è che fate? La definite come funzione con una lista di argomenti che vi servono per la dichiarazione e poi ogni volta che la chiamate nel codice principale la chiamate mettendoci gli argomenti attuali, no? Di modo che ogni volta viene chiamata con degli argomenti diversi. Qui lo spirito è lo stesso, il sottocircuito viene definito da una parte come se fosse una funzione. Quindi viene definito un blocchetto sottocircuito con i propri nodi e le relazioni interne dei nodi. Tutte le volte che lo vogliamo chiamare nel circuito principale, viene chiamato con una riga di questo tipo e c'è però il nome del sottocircuito e la lista dei nodi attuali, quindi dei nodi tra cui effettivamente quell'istanza del cortocircuito si trova. Questo è comodo perché ad esempio posso avere un circuito con tanti operazionali, come il filtro che abbiamo visto quando è stato ieri, sì,
l'ufficio che abbiamo visto ieri, ho tanti operazionali, allora definisco un operazionale come sottocircuito una volta sola e poi lo chiamo tante volte. Lo istanzio, come si dice tante volte. Allora, da qualche parte quindi c'è una serie di righe di definizione di un cortocircuito che stanno spesso anche direttamente nella netlist. Quindi da qualche parte viene definito un sottocircuito e c'è un set di righe che comincia con la dichiarazione punto sub CKT, che sta per subcircuit, node, nome SC, cioè lo stesso nome che poi verrà utilizzato, e poi c'è la lista dei nodi formali. I nodi formali sono nodi che mi servono per la dichiarazione, per la definizione del sottocircuito, sono nodi che hanno un senso soltanto dentro la definizione del cortocircuito, non hanno nessun rapporto con i nodi attuali esterni. Poi ci sono tutte le righe che definiscono il sottocircuito e poi finisce la dichiarazione del sottocircuito con una riga che si chiama end S. Quindi questa è esattamente come la dichiarazione di una funzione nella programmazione strutturata. La metafora è pari pari questa. Quindi per esempio da qualche parte, se io voglio usare un operazionale, io da qualche parte definisco un operazionale tra questi nodi e allora avrò un punto sub CKT opamp tra i nodi 1, 2, 3, 4 e 5. Ci sono, poi definisco dentro il circuito equivalente, per esempio, oppure nel dettaglio di come è fatto l'opamp e chiudo con end S. Quindi questa è la dichiarazione dell'opamp. Poi a un certo punto, se devo fare un amplificatore, che ne so, non invertente come questo, a quel punto l'opamp lo metto tra i nodi, vediamo, questi nodi qua, allora nella riga, nella definizione del circuito ci sarà una riga che, dove scrivo X1, diciamo che X1 è il nome del componente che rappresenta l'opamp, presente tra che nodi? Metto gli stessi nodi di prima, però stavolta metto i nodi attuali nello stesso ordine, 2 e 3 sono i due ingressi, 5 e 6 sono le alimentazioni e 4 è l'uscita, e poi il nome che è opamp, in questo caso. E così lo chiamo nella netlist attuale. Va bene? È chiaro che è una cosa che è utile se ho bisogno di usare un certo sottocircuito, spesso un circuito più complesso, oppure ci sono anche direttamente i sottocircuiti come nella libreria. Se un blocco che uso spesso, quello lo prendo, lo chiamo dalla libreria tutte le volte senza doverlo definire ogni volta. Diciamo esattamente come si fa nella programmazione strutturata. Va bene, quindi questo è per concludere la dichiarazione di tutti i punti. Procedendo in questo modo io posso definire un circuito qualunque, componente per componente, facendo una descrizione che adopera per ogni componente una riga differente. Oltre alle righe corrispondenti ai componenti, abbiamo le righe corrispondenti ai comandi. Vediamo i comandi. I comandi hanno come caratteristica il fatto che cominciano con il punto. Infatti in realtà abbiamo già visto uno di comandi, perché la definizione del sottocircuito in realtà è un comando. Comunque qui il comando sub CKT vuol dire ora inizia la definizione di un cortocircuito, il comando punto end S vuol dire ora finisce la definizione del cortocircuito, del sottocircuito. E poi ci sono ovviamente altri comandi relativi
al tipo di analisi che vogliamo fare. Vediamo un po' quali sono. Per esempio, punto P è un comando di calcolo del punto di riposo. Questo OP sta per operating point. Quindi vuol dire calcolo, operating point è il punto di riposo. Quindi se invio il comando P, gli voglio dire fai il calcolo del punto di riposo. Poi punto DC, DC sta per direct current, quindi corrente diretta, che vuol dire continua, no? Quindi il punto DC vuol dire fai l'analisi in continua. E che differenza c'è tra il punto di riposo e l'analisi in continua? Nell'analisi in continua io posso far variare una tensione, una corrente in continua e lui mi calcola per esempio una caratteristica di trasferimento, cioè mi calcola quanto varia la tensione d'ingresso in funzione della tensione d'uscita, scusate, quanto, come varia la tensione d'uscita in funzione della tensione d'ingresso, quando la tensione d'ingresso varia in un intervallo ma in continua. Quindi sono tanti punti di riposo uno successivo all'altro. In generale, per fare un'analisi in continua devo specificare una cosa del genere, devo dirgli qual è la variabile che varia, per esempio la tensione VDD di un generatore, gli devo dire da quale valore iniziale a quale valore finale e con che passo. Quindi questa è la sintassi. Questo è il nome del generatore, qui ci vuole un generatore di continua e gli dico per esempio, supponiamo che per un circuito io voglia vedere come varia il punto di riposo quando l'alimentazione cambia da 5 a 10 volt con passo 0,1, glielo dico in questo modo, con l'analisi in continua VCC l'alimentazione va da 5 a 10 volt con passi di 0,1. A questo punto lui fa tanti punti di riposo al variare della VCC da 5 a 10, mi fa 50 volte il punto di riposo. L'altro tipo di comando importante è quando si vuol fare l'analisi di piccolo segnale. Per l'analisi di piccolo segnale si fa l'analisi in frequenza, è l'analisi che abbiamo fatto finora. Si indica con punto AC, che vuol dire analisi in AC, quindi analisi in frequenza, anche detta analisi di piccolo segnale. Quando chiedo questo, che cosa fa il programma? Fa quello che facciamo noi quando risolviamo, facciamo un'analisi di un circuito, cioè lui calcola il punto di riposo, una volta calcolato il punto di riposo ricava il circuito di piccolo segnale per ciascun componente e poi risolve la funzione di trasferimento in un intervallo di frequenza che gli diciamo, quindi per ogni frequenza calcola la rete. Calcola per ogni frequenza perché a ogni impedenza dà esattamente il valore che ha a quella frequenza, viene un circuito lineare, risolve il circuito lineare e chiaramente quando si risolve il circuito lineare si calcolano tutte le funzioni di trasferimento in pratica, no? Perché tanto non il costo di calcolarne una, di calcolarle tutte è lo stesso, si tratta di risolvere il sistema lineare comunque. Quindi lui fa questo lavoro, ok? Dobbiamo semplicemente dirgli per quanti punti di frequenza farlo. E anche qui gli si dice dandogli la frequenza di inizio, la frequenza di fine e quanti intervalli prendere. D'accordo? Quindi l'analisi di piccolo segnale serve per calcolare, per esempio, la funzione di trasferimento, fare il diagramma di Bode. No? Lui, ripeto, nello stesso calcolo ottiene tutte le funzioni di trasferimento possibili. Quindi analisi di piccolo segnale... dobbiamo specificare di solito quanti punti in frequenza prendere. Allora sono tre opzioni diverse, gli si dice per esempio per ogni decade dalla frequenza iniziale alla frequenza finale prendi
un numero di punti per decade pari a n dec. Quindi se scrivo dec all'inizio vuol dire che alla fine gli darò il numero di punti per decade. Quindi ogni una decade è un fattore 10 di aumento della frequenza, ogni fattore 10 di aumento della frequenza prendi, che ne so, 10 punti. Questo è comodo perché quando faccio il diagramma di Bode lo faccio su scala logaritmica, quindi ha più senso che gli chieda punti per decade invece che punti che il delta F. Non mi serve il delta F uniforme, ok? Mi serve uniforme ma su scala logaritmica eventualmente. Quindi questa è una soluzione. Si può specificare anche per ottava, ma è lo stesso principio. Quindi io dico la frequenza iniziale, la frequenza finale e poi gli specifico quanti punti per ottava. Un'ottava è un raddoppio di frequenza, quindi lo stesso principio della decade, è una questione semplicemente di comodità. Spesso quando si lavora con segnali audio si preferisce per tradizione lavorare sulle ottave, solo per segnali audio in realtà. La musica viene bene per ottave. Altrimenti, se invece non mi interessa la scala logaritmica, per esempio devo fare un filtro molto selettivo e allora mi interessa un intervallo di frequenza molto stretto da considerare, che non comprende non una decade ma neanche un'ottava, allora gli dico su scala lineare, quindi prendimi dalla frequenza iniziale alla frequenza finale questi n passi, che chiamiamolo n step. Questo è il tipo di indicazione che gli si dà. Ho sbagliato, sono accorto che ho sbagliato l'ordine, ho dato un ordine sbagliato. Aspettate un secondo, cerco di correggere. Guardato un esempio e invece l'esempio mi ha tratto in inganno. No. Allora, il numero va davanti, dopo il tipo di... ok, così. Quindi per esempio, se voglio fare... dieci punti per decade, da un hertz a un megahertz. Lo specifico così. Ripeto, l'analisi di piccolo segnale è l'analisi in frequenza immaginando di linearizzare il circuito. Quindi implicitamente, anche se non lo specifichiamo, una volta che chiediamo l'analisi di piccolo segnale, viene calcolato il punto di riposo e vengono calcolati nel punto di riposo il valore dei parametri di piccolo segnale. Ok. Finirà da solo. Proviamo. Allora, ancora punto trans è analisi di transitorio. Ecco, l'analisi di transitorio è l'analisi di grande segnale. In funzione del tempo. Oh, questo è molto importante e in realtà è la cosa che non si riesce a fare a mano mai, è non lineare, no? Quindi non è una procedura linearizzata. Adesso noi studiamo il transitorio quando abbiamo bisogno di vedere l'andamento per grandi segnali, a quel punto il circuito non è più lineare, non si può fare l'analisi in AC, non si può passare il dominio di Laplace, va fatto l'analisi nel dominio del tempo. E quindi ho fatto un calcolo del transitorio. Questo è il classico calcolo che onestamente a carta e penna si fa proprio male,
o si riesce a fare in modo esageratamente approssimato. Però è importante, per esempio, se voglio vedere per un grande segnale come viene deformato il segnale, se entra nelle armoniche, se ci sono distorsioni forti, l'unica cosa che posso fare è fare un'analisi di transitorio. In generale l'analisi transitoria è anche la cosa più complicata dal punto di vista computazionale, che è la cosa che assorbe più risorse. Si devono specificare soltanto due punti, si assume che all'istante t uguale a 0 cominci il transitorio, bisogna dirgli quant'è il delta t del calcolo e quant'è t stop, il tempo di fine del transitorio. Il transitorio comincia a 0 per convenzione, poi finisce dopo un tempo indicato da t stop in secondi. Questo t step è il delta t, quindi il passo temporale, in realtà è una stima del passo temporale, perché poi il programma se lo ricalcola, cioè si calcola qual è il passo temporale più adatto per il tipo di simulazione che sta facendo e prende il valore che gli diamo soltanto come stima iniziale, quindi insomma valore relativamente piccolo. Okay. Ecco, e poi ci sono i punto model. I comandi punto model sono quelli che definiscono i modelli. Quei modelli che avevamo indicato prima. I punto model sono anche diciamo, dei file che cominciano con punto model e definiscono modello sono esattamente quelli che sono nella libreria, ma possono anche essere infilati in calce al file che descrive la netlist. D'accordo? Quindi duplice il tipo di uso del punto model. Quindi una riga che comincia con punto model specifica il dettaglio del modello che si va a considerare, il modello di dispositivo che si va a considerare. La sintassi del comando è abbastanza semplice, bisogna prima indicare che tipo di dispositivo si sta considerando, il nome del modello, che è lo stesso nome che poi viene chiamato quando il dispositivo viene utilizzato, e poi c'è una lista di parametri. Lista di parametri. Questa lista può essere anche molto lunga, anche 300-400 parametri per i dispositivi più complicati. Quindi la lista dei parametri è una lista che dipende dal tipo di modello, cioè dal tipo di dispositivo, diciamo tipo di modello, perché è una cosa più complicata. Di modello. Ecco, questa cosa è un po' cambiata nel tempo, nel senso che all'inizio i tipi erano più piccoli, più ridotti, i tipi di modello, adesso i tipi stanno aumentando. Quindi nel tempo si allarga il numero di dispositivi che vengono considerati e anche di modelli che vengono adoperati per i diversi dispositivi, quindi diciamo questa parte qui un pochino si arricchisce. Questo è il tipo di dispositivo, vi dico i tipi principali, si dice se è un transistore, i tipi di dispositivo sono per esempio NPN vuol dire che è un BJT NPN, oppure PNP se è un BJT di tipo PNP, oppure c'è una lettera D se è un diodo, NMOS se è un MOSFET a canale N, PMOS se è un MOSFET a canale P, NJFET se è un JFET a canale N, PJFET se è un JFET a canale P, e poi nel tempo questi sono aumentati tanto. Okay. A seconda del tipo so quali sono le equazioni che determinano il comportamento del dispositivo, quindi l'equazione delle caratteristiche in continuo, l'equazione che mi dice il comportamento in alternata, e
queste equazioni hanno bisogno di un certo numero di parametri e quindi la model dovrà, il punto model dovrà contenere in fondo la lista dei parametri. Ok? Per esempio, per i diodi, avevo detto prima, ci sono 14 parametri, i primi dei quali più o meno li conoscete, ma poi ce ne sono tanti di più, perché c'è l'AIS, c'è l'ETA, c'è la capacità di transizione e la capacità di svuotamento, che a loro volta dipendono dal punto di riposo, quindi magari ci sono più di un parametro per questi, poi c'è la tensione di breakdown e così via. Ok? Più è complicato e più è utilizzato in realtà il dispositivo, più parametri ci sono. Per i bipolari ci sono circa 40 parametri. Ora immaginate, voi quanti è che ne conoscete di parametri? Beh, dal modello di Ebersole-Mohr ce ne sono 4, poi c'è la tensione di Early, facciamo 5 che non c'è nel modello di Ebersole-Mohr, c'è la resistenza, la RB, quindi facciamo 6, poi c'è la tensione breakdown, facciamo 7, poi ci sono alcune quantità relative alle capacità, questi sono quelli che abbiamo visto finora. Dopo il modello è un po' più complicato e si arriva a una quarantina. Alla fine è un modello che è simile a quello di Ebersole-Mohr, ma è un pochino più, diciamo, esteso, più completo, in modo da essere più accurato. Quindi se uno guarda una scheda model per un BJT, alcuni parametri li riconosce al volo, cioè c'è ad esempio CS, IES, alfa F, alfa R, questi ci sono, e altri magari non li riconosce, ma insomma alcuni li riconosce, che sono parametri che abbiamo già visto. Poi ci sono i MOSFET, e i MOSFET ci sono tanti livelli diversi. In generale c'è un parametro che indica il livello, i livelli partono a level 1 a level 7 e poi sono cresciuti ulteriormente, e a seconda della complessità del calcolo e l'accuratezza del calcolo che si vuole fare, si usa un modello differente. Tenete presente, level 1 sono più o meno le equazioni che abbiamo visto noi, no? Level 1, cioè l'andamento parabolico dell'equazione della corrente in funzione della VGS, per esempio, e quindi sono, diciamo, poco più che una decina di parametri. I livelli più sofisticati per il MOSFET arrivano anche a 400 parametri, quindi più o meno per il MOSFET a seconda della difficoltà si va da 10 fino a 400 parametri. Per i dispositivi più moderni, insomma un po' più aggressivi, si arriva facilmente aggressivi come riduzione delle tecnologie, diciamo come riduzione delle dimensioni, si arriva fino a 400 parametri per definire un singolo dispositivo. Fortunatamente questo viene fatto una volta per tutto, perché il costruttore del dispositivo, quindi la fabbrica che realizza quella tecnologia MOSFET là, mi dice come sono fatti i MOSFET e mi fornisce l'appunto model perché io possa progettare con quel MOSFET. In pratica le informazioni sono con più completezza le stesse che ci sono all'incirca in un datasheet. Soltanto sono precise e mi dicono tutte quelle curve come sono fatte. D'accordo, quindi ricapitolando, questa punto model può essere infilata in fondo alla netlist oppure è quello che viene preso dal programma nella libreria. In pratica Spice che cosa fa? Legge la netlist, vede quali sono i dispositivi utilizzati, i nomi dei modelli, se trova i nomi dei modelli in coda o in cima, insomma nel file, li prende, se non li trova nel file va a vedere se li trova in libreria. Quindi se li trova da qualche parte li usa, se non li trova segnala, questo modello non lo conosco. Più o meno questo è il meccanismo.